tre Olimpiadi Augusto Midana, quella di Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. E adesso è ancora qua, nel 2021, fra un mese e mezzo, meno di un mese e mezzo, sarà fra i protagonisti della gara olimpica. Qui se la vede veramente con un incontro che ha del estremamente impegnativo. Tanto Anna largheggia su Azzopardi, il vantaggio suo è di 7-0, e qui c'è questo incontro che è veramente l'incontro, possiamo chiamarlo così, con la I maiuscola di questo torneo Città di Sassari, quello che sarà, io credo, uno fra i due avversari più temibili di Francia Mizzo alle Olimpiadi di Tokyo 2021, cioè questo grande campione che si chiama Zaurbek Sidakov, che entra adesso sulla materassina, va in questo momento sulla materassina. Sidakov, intanto c'è l'intervento medico ancora, no, c'è però il cerotto che si è strappato dal naso di Hanna nella materassina B. Eccoli che cominciano adesso, il russo Sidakov, campione del mondo in carica della categoria dei 74 kg, qui impegnato contro il rappresentante di Guinea-Bissau, grande campione anche lui, quante volte ha vinto il titolo di campione dell'Africa, mi sembra 8 volte, Augusto Midana. Tutto da vedere, ovvio, do un vantaggio piuttosto netto al russo Sidakov, ma Augusto Midana è stato tante volte, ha fatto vedere delle cose eccellenti, bel lottatore. Tanto una materassina B si va sul 9-0 per Hannan e c'è l'ennesimo intervento medico. Si ferma ancora l'incontro a 36 secondi dalla fine e arrivano i dottori. Qui invece, quando è passato poco meno di un minuto, c'è lo 0-0, ma il primo richiamo, ma è solo un richiamo per adesso, non viene data la passività nei confronti di Midana, però c'è il primo richiamo per Midana e se continuerà così nel giro di pochi secondi verrà data anche la passività, a quel punto scatteranno i 30 secondi nei confronti dell'atleta della Guinea-Bissau, che però attacca Sidakov, ma Sidakov pare fatto di marmo, un marmo che però corre, non è stabile, fermo sulla materassina, sfuggente. E qui partono i 30 secondi contro Midana, come avevo preannunciato, primo avvertimento, dopo pochi secondi parte l'avvertimento effettivo, che se entro questi 30 secondi non riuscirà a fare punti, ma non ci riesce, perché nel contrattacco Sidako ha schiantato a terra l'avversario, ha fatto i primi due punti con il passaggio dietro che è uscito fuori, qui ne fa altri due di rotolamento. Ecco qua, e intanto nella materassina B c'è Azzopardi che sta facendo delle cose incredibili, ha recuperato 8 punti, ne recupera altri 2, non sappiamo che cosa sia successo ad Annan, una cosa veramente strana, a 7 secondi dalla fine. Dunque, hanno ricominciato a lottare, dopo l'intervento medico vinceva Annan per 9-0 e Azzopardi ha recuperato 10 punti, è passato in vantaggio e vince l'incontro. Ma che cosa è successo ad Annan non si capisce. Bah, stranezza. Ha vinto l'incontro Azzopardi, Malta. E qui ecco che Sidakov chiude in maniera pare irrevocabile il buon Augusto Midana, e Sidakov fa capire a tutti chi è. Siamo sicuri che anche il nostro Frank Chamizzo Marquez si sia messo a guardare questo incontro da qualche parte qui nel Palasantoro di Sassari.